Ramacchi precisa per Balboni, alza per il capitano che trova il punto, che vuol dire Serie 1, la Megabox Vallecaglia vince 3-1, 25-18. La Megabox si prende un posto in paradiso. Le Tigri di Vallefoglia si sono conquistate un posto nella prossima Serie A1 di pallavolo femminile dopo che sabato al Palla Dionigi di Montecchio hanno battuto in 4 set l'Eurospin Pinerolo vincendo la finale in appena 2 gare. Un successo inimmaginabile per la creatura pallavolistica del presidente Ivano Angeli ad appena un anno dal suo insediamento a Vallefoglia. Un capolavoro firmato da coach Bonafede e dalla tenacia senza fine di atlete straordinarie come Bacchi, Balboni, Kramer, Pamio, Bresciani, Bertaiola o Colzi. Gioisce Vallefoglia, lacrime per Fano nel calcio con la retrocessione in Serie D dell'Alma. Pareggio per 0-0 all'andata nel play-out al Mancini, pareggio per 1-1 nel ritorno di Imola. Risultato, Fano retrocede in Serie D senza perdere una partita nei play-out, ma penalizzata dal suo andamento in stagione che l'ha visto arrivare alle spalle dell'Imolese in classifica. A Imola il Fano gioca una gara gagliarda, attacca più dell'Imolese, ma non basta. Romagnoli avanti col gol di Masala all'82esimo, Montero pareggia all'88esimo e il portiere Rossi nega il gol salvezza Barbuti nel recupero. È vero che è un campionato che ha seguito sempre questa trafila, noi creiamo e non riusciamo a segnare, ma oggi sinceramente è stato proprio il colmo. Intanto aggrapparsi, oramai l'abito ha fischiato, è finita. L'obiettivo minimo che mi ero prefisso, io mi assumo tutte le responsabilità. Se l'Alma Juventus Fano in questo momento è retrocessa in Serie D, tutto deriva dalle mie scelte. Forse non ho saputo prendere le redini più fortemente in mano quando c'era bisogno. Io non so, ai ragazzi non si può rimproverare nulla. Due partite di Molese non ha meritato di restare in Lega Pro, perché era la mia squadra, ha fatto molto, molto di più. Oggi non ci è stato dato un rigore clamoroso. Abbiamo creato, sbagliato, traverse, parate dal portiere, qualcosa di incredibile. E quindi è un'altra sessione che non merita la mia squadra, ma la mia squadra non ha perso. Qua è solo una classifica che sarebbe stata totalmente diversa, però creiamo tanto e non riusciamo a far gol. Quindi questo è, ognuno poi dopo farà le sue valutazioni, perché il campo parla e parla ben chiaro. Quindi ognuno poi farà le sue valutazioni su quello che non è andato e quello che non è andato. Ma la mia squadra, con tutte le problematiche che può avere, tutte le difficoltà che può avere, non ha perso, ma ha fatto 2 pareggi. E oggi meritava nettamente la vittoria. Arbitro a parte che non ha dato un rigore che è stata una roba pazzesca. Quindi ognuno fa le sue valutazioni con molta serenità. Beh, ho messo il cuore, mi sono ammazzato per questa squadra, per questi tifosi, per questa gente, e mi dispiace per loro, perché poi dopo la fine gli attori vanno e vengono, ma questa squadra qua, in queste 2 partite qua, non meritava sicuramente, no, però non è uscita sconfitta, è uscita con 2 pareggi, ma in 2 partite ha meritato nettamente di vincere tutte e 2 le partite.